cultori del pane, questa puntata di Due Chiacchiere in Cucina non ve la potete proprio perdere. Cucineremo, infatti, prepareremo le ciabattine al latte, quindi anche voi da casa riuscirete a fare del pane homemade, come si dice, fatto in casa. E poi invece faremo un dolcetto tipico del periodo carnevalesco, ma che va bene per tutto l'anno, sia le graffe, quindi qualcosa di un po' più carico, sicuramente non dietetico, però ogni tanto uno spizio ci vuole, no? E allora andiamo a fare la spesa. Nicola carissimo, ciao. Buongiorno. Oggi mi servono latte di soia, uova sui 110 grammi e poi 60 grammi, ma tu dammi pure naturalmente il panetto di burro bavarese morbido. Andata. Grazie Nicola, ciao. Ciao. Eccoci qui. Signorina Anna, i miei doverosi e rispettosi assenti. Franco carissimo, allora oggi mi serve in realtà dello zucchero semolato e del miele. Niente cioccolata. Acacia. Ok. Miele italiano. Perfetto. E lo zucchero semolato. Mamma mia, grazie mille. Allora proseguo. Buon dolce. Grazie, ciao. Ciao. Carissima, la mia Anna. Stefania, la mia Stefania. Sei un amore, anche con questo freddo oggi. Bisogna fare la spesa. Dimmi. Perché mi serve una bacca di vaniglia bourbon. Guarda che bella, bella grossa e morbida, puoi tagliarlo. Sai che devi inciderla. Esatto, ma Ilenia sa tutto, io imparo, almeno allora, cerco di imparare. Te la consegno, vai in cucina e fai la tua bella ricetta. Eh sì, perché proprio questa mi mancava per finire la spesa di oggi, quindi io vado in cucina e tu saluti i nostri amici da casa. Anche voi a casa. Che brava, ti stai già portando avanti con tutte le preparazioni. Perché io sono efficiente. Tu cosa hai fatto fino adesso? Il mercato. Niente, assolutamente nulla, mi sono proprio grattata. Ecco, dimmi. Lo sai, vuoi un indizio dell'ospite di oggi? Beh, intanto... Ho già sbirciato. Allora. Ho già sbirciato. Mi serviva un rossetto? E ho sbirciato nella tua borsa, come non mi succede mai, mai, quindi so che ci sarà un'altra sorpresa per me, perché sarà una mia amica. Sarà una tua amica. Sì. Quindi? Quindi adesso vado a conoscerla, però non si sbircia, ricordatelo. Con le scarpe che hai addosso? Non si sbircia, ricordatelo. Non cambiare discorso, Vai. La sua forza è la sua dolcezza e noi oggi siamo fortunati perché questa forza e questa dolcezza saranno mescolate assieme nelle ricette che ci ha portato Alessandra Scollo, ovvero meglio conosciuta come Mamma Papera. Ciao! Ben trovata a Due Chiacchiere in Cucina. Intanto un buon caffè va sempre bene per iniziare, perché poi dovremmo lavorare anche con Ilenia, che tu conosci bene tra l'altro. E cucineremo assieme tante cose buone oggi. Eh sì, e comunque lo gradisco, grazie. Il caffè va sempre bene. Ma ascolta un po', Alessandra, adesso che ti ho qui voglio sapere tutto di te. Tu sei giovane, sei giovanissima e hai aperto questo blog che ha avuto un successo pazzesco. Abbastanza, dai. Abbastanza, direi di sì. Spiegami un po' com'è nata questa idea e perché Mamma Papera. Beh, ma sai che avevo visto il film Giulia e Giulia di questa blogger e io dicevo, ma che è questo blog? Poi sono andata a prendere un libro, come aprire un blog. Me lo sono sfogliato, ho detto, ma ci provo, vediamo, che nome potrei mettermi? Ma risuonava sempre nella testa questo Mamma Papera, è stata una cosa un po' come se me lo fossi sognato, un po'...
doveva essere destino, evidentemente. Come se qualcuno te lo suggerisse in sì, quel momento. Bravissima, bravissima. E niente, ho deciso di aprire questo blog. Era un periodo un po' particolare della mia vita, avevamo appena chiuso un ristorante e io avevo avuto Biagio, quindi era piccolissimo, non potevo perché lavorare. Tu sei mamma di quanti figli? Quattro. Quattro bambini, tu hai 38, lo possiamo dire quanti sì, anni sì, hai? Sì, 38 certo, certo. Anni, quindi giovane. Hai già quattro figli e poi spiegheremo anche tra la tua famiglia, che è una famiglia bellissima. E quindi insomma hai avuto appena il bimbo più piccolo? Sì, io non potevo andare a lavorare, sai, io sono sempre stata abituata ad andare a lavorare, quindi quando avevo un ristorante facevo anche 20 ore al giorno. 20 ore e, al giorno, sai, cioè, ti ritrovi a casa senza far niente, con sta tetta, mentre allattavi e sto bambino che è pannolini e tette, pannolini e tette, cioè almeno finché allattavo fantastica, stavo lì al computer e scrivevo. Io penso, immagino che le donne che ci stanno seguendo, le nostre ascoltatrici, che sicuramente hanno avuto un bimbo, sanno sicuramente di cosa stai parlando. Io ho molte amiche che hanno avuto un bambino ed è questo che mi spiegano, che mi dicono, quindi insomma è così. E perciò questa è stata un po' anche la tua fortuna, perché hai aperto questo blog, ma adesso gustati il caffè, perché poi quando torneremo cucineremo delle ricette buonissime e poi scopriremo qualcosa di più di te. Ok, okay? Va bene. E allora un minutino e poi torniamo qui. Ed eccola qui la nostra Alessandra! Finalmente! Ciao! Ben arrivata! Sei emozionata un po'? Un pochino! Un pochino, beh dai, è casa tua questa, no? Per sì. Cui ogni cucina è casa sua! Ogni cucina è casa sua, davvero! Insomma, con questo blog bellissimo, anche tu, Ilenia, potresti aprirne un altro! Un altro? Sì! Faccio già fatica a tenerne uno di blog! No, apri uno, lo chiami Mamma Oca! Perfetto per te! No? Lo faccio, giuro che lo faccio. Mamma, oh, ma sai, se magari proprio diventa la tua fortuna. Abbiamo poco tempo, chiudi. Sta a vedere che io apro il blog Mamma Oca. Voglio in diritti. Collaborazione con... Una percentuale di diritti. Ok, allora, diciamo subito cosa facciamo, Ale. Sì, facciamo... Guardiamo lì. Ok. Facciamo dei panini. Sì. Dei panini semplici anche per i bambini, ma che vanno benissimo anche per tutti i giorni, insomma, una cosa proprio semplice. Sono delle ciabattine al latte. Bene, allora prendete nota degli ingredienti perché adesso ve li detto. Per le ciabattine al latte ci occorrono 500 g di farina zero, 170 g di acqua, 125 g di latte, 14 g di lievito madre secco oppure 7 g di lievito di birra fresco, 9 g di sale. Ovviamente anch'io vi aiuterò. Ovviamente. Cosa mi dai una mano, sto contenta. Vedi? Vedi le persone educate che riconoscono l'impegno? Sì, ma capirà col tempo che insomma, oltre all'impegno, dai, cominciamo subito. Ok. Spieghiamo brevemente perché il latte di soia non latte vaccino. Il latte di soia rende l'impasto più soffice. Perché è proteico? Perché c'è anche la lecitina, perché è proteico, perché non lo so, perché non sono uno scienziato. Vabbè, però comunque non era un vezzo, sì, magari appunto. Il latte di soia perché magari va o okay. Che... No, cioè c'è un motivo. C'è un motivo, okay. E non si sente assolutamente, perché tanti dicono, ma a me non piace. Io che sono abbastanza delicata da questo punto di vista, non si sente ed sono molto buoni. Lo potete sostituire comunque in tutte le ricette senza nessun problema, per cui se anche avete delle intolleranze al latte, va benissimo il latte di soia. Bene. Ok, procediamo ragazzi. Procediamo okay. Adesso. Lì c'è la planetaria. Posso utilizzare la planetaria, vero? Sì. È una ricetta che potete fare comunque anche a mano, tranquillamente, perché... Però aiutiamoci, dai. Sì. Cosa ti passo? Beh, all'interno ci mettiamo tutti gli ingredienti, tranne il sale, che è un pochino di acqua che lo tengo per fare in modo che poi l'impasto possa assorbire il sale okay. E inumidirlo. Ok, quindi il lievito tu utilizzi... non si apre, porta pazienza perché niente. Non ce l'ho. tu utilizzi il lievito madre, appunto. Lievito madre secco. Ok, bene. Quello potete lo possiamo usare... provare.
Cosa? Si trova il lievito madre essiccato? Sì, 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 si trova tranquillamente all'interno dei supermercati, sì, proprio, sì, sì, ormai è diventata anche una moda. Io lo utilizzo al posto del lievito madre normale, perché il lievito madre ha bisogno di essere gestito in un certo modo. E in effetti, per chi per esempio ha una certa dimestichezza, all'interno appunto del nostro sito www.settegoldtelepadova.tv troverete anche gli ingredienti necessari per realizzare questo impasto con il lievito madre, perché sono diversi le percentuali di acqua, giusto, Alessandra? Sì, se vogliamo utilizzare il lievito madre. Dico, caspita, è vero, cioè c'è proprio la... Sì, è diverso proprio. Non è che prendi la dose di lievito e la vai a No, troppo facile. Come abbiamo fatto noi nelle ricette a casa. La ricetta deve sempre essere bilanciata. Esatto, vai. Quindi lievito. Vabbè, ho messo tutto. Sì, ma io sono stata un po' meno. Qui vai giù. Quindi adesso noi impastiamo il tutto. Al minimo. Sì, possiamo anche aumentare. Cioè, ci regoliamo sempre guardando l'impasto. Normalmente parto sempre col minimo, perché l'impasto, se lo lavori più lentamente, viene anche più morbido. Lavorato meglio, diciamo. Ascolta, Alessandra. Dimmi. Volevo chiederti, tu sei di origine siciliana, giusto? Sì. E raccontami un po' la tua storia, perché si intreccia con, naturalmente, con la cucina. Ok. Sei concentrata. Lei entra in un altro mondo quando prende mano con gli impasti. No, vabbè, perché l'impasto deve sempre essere controllato, anche se uno dice ma la fai con la planetaria, è troppo facile, invece no, perché devi controllare se... Ma ha già preso tutto, nel senso, se proprio... Sì, però questo non è incordato, cioè in questo momento è un impasto che ha solamente, si è solo legato e basta. E quindi noi, e come noi dobbiamo farlo diventare? Deve diventare liscio, deve essere una palla unica alla fine. Ma questo lo facciamo noi? Dopo lo facciamo noi. Okay. Quanto deve lavorare così, Ale? Ma un quarto d'ora, 10 minuti, a seconda. Questo è un impasto molto semplice, veramente ci vuole pochissimo. Ecco, noi non abbiamo tutto questo tempo, quindi magari facciamo vedere in parte il procedimento, certo, così poi a casa si regolano e riescono a farlo. Quindi adesso aumenti e poi spegni. Tra l'altro, questa, adesso abbiamo usato questa frusta, mentre invece sarebbe ideale utilizzare la frusta a gancio. Okay. Ecco, allora adesso vedrete che l'impasto... No, va bene così. Vedrete che l'impasto è ancora... Ma mettiti al centro. Cioè, abbiamo mamma papera qui, ragazzi. Ti do un po' di farina. Spiego. Sì, grazie. Insomma, allora, per la Sicilia, cosa volevi sapere? Tu sei di origine siciliana, di dove? Sì. Gela. E raccontami un po' la tua storia, di come sei arrivata, dove sei arrivata ora. Ma guarda... Che si intreccia con la cucina, dicevo. Allora, quando abitavo in Sicilia, non avevo tutta questa voglia di cucinare, tra virgolette, però... Avevo sempre mia nonna che faceva i suoi impasti e la pizza, e poi da noi c'è proprio una cultura del cibo un po' particolare, no? Per cui quando c'erano delle feste eravamo sempre tutti. Sono tutti bellissimi, insieme, allora i pranzi, le feste, le cene al sud sono stupende, perché vedi queste tavolate enormi, piene di persone, piene di bambini, c'è confusione, è bellissimo. Sembra il matrimonio del nord. Un sacco però di cose da mangiare. È quotidiano praticamente. Oh, beh, bellissimo. E poi cosa è successo? Cosa è successo? Che mio papà lavorava in Veneto. E quindi noi siamo venuti, lo abbiamo seguito. C'era bisogno che io lavorassi, per cui mi sono data sono andata a lavorare nei ristoranti. E lì è cominciata, che poi, vabbè, già qualche torta la facevo, mi piaceva proprio fare qualche cosa per la mia famiglia, sì. Poi non tutte le ciambelle riescono sempre con il buco, questo lo dico anche adesso. Non lo sappiamo, vero Anna? No. Ogni tanto mio marito dice, se tutti sapessero quanta roba che non ti viene buona,
Addirittura. Non ti seguirebbero più, ma io lo scrivo sempre, per cui lui può dire quello che vuole. Ma attraverso anche le cose riuscite poco, meno meglio, anche se non va bene come meno meglio, riusciamo comunque a ottimizzare e quindi a far risultare poi una pietanza ottima. Ma poi voglio dire, ci vuole un po' di studio. Io sono 8 anni che studio la cultura del panettone, per dirti, 8 anni. E 8 anni ancora adesso ci sono delle cose che devi perfezionare, scoprire, studiare. Ogni anno c'è sempre qualcosa che imparo. I panettoni, quindi comunque un dolce tipico del nord, sì, lombardo comunque, penso, giusto, il panettone. E quindi è diventata un po' la tua specialità. Adesso ormai il Natale è un ricordo lontano, però tu quanti ne hai fatti? Beh, quest'anno 80. Cioè 80 panettoni. Io ho provato a farne uno dopo, perché io ho fatto un corso da lei, perché non si finisce mai di imparare, e il mondo dei lievitati, dei grandi lievitati, è molto particolare. Io faccio ancora corsi, per cui... Esatto. Non si finisce mai di Vedi imparare. Vedi cosa sta facendo lei adesso? Cosa sta facendo? No, sto... Allora, questo è un impasto... Strana, non l'ho mai vista. Questo è un impasto che ancora non è pronto. Però per il tipo di ricetta possiamo anche dire, ok, io mi fermo qua. Ma posso sentire la consistenza? Certo. È bello... Allora, se tu lo lavori a mano, questo ci vuole un po' di più. Giustamente, lavorato invece in planetaria, riesci a farlo... Sì, per quello dicevo che questa è una ricetta che si può fare tranquillamente a mano. Ok, quindi adesso che cosa dobbiamo fare? Cosa manca? Allora, noi lo facciamo diventare abbastanza liscio. Liscio. Ok, quindi facciamo in modo che non sia... Vedi che... Rugoso. Rugoso, come lo vedi adesso. Però se tu tocchi già in alcuni punti... È un po' più morbidino. Ecco, adesso noi lo lavoriamo ancora un altro po', però cosa succede? Che se io lo lascio lì e me ne vado a fare altro, io per esempio già adesso mi posso fermare, no? Gli diamo una forma a palla. Perfetto, così. Perfetto. Guarda come lo accarezza quasi, eh? Ok, lo mettiamo qua, wow. Mi dai questa ciotola. Come si chiama quell'operazione? Pirlatura. Pirlatura, l'avevamo detto. Però questo non vuol dire che... E sì. Uno è pirla, ok. Sì, ma infatti lo faccio sempre fare a lei questa operazione. Lo quindi serve a incamerare. Questa è troppo piccola. Okay, ci vorrebbe, perché ne prendiamo una un po' più grande, ma questa, diciamo che il fatto di coprirlo è per un discorso di umidità? Certo, non deve seccarsi, perché se si secca intanto non otteniamo quello che vogliamo ottenere, cioè... Grazie. Okay. Allora adesso noi questo lo copriamo. Lo lasciamo esattamente 40 minuti più o meno. Allora facciamo finta che il tempo sia passato, okay. Facciamo vedere, perché poi abbiamo altri step da fare, come formare una pagnottina velocemente. Una pagnottina normale o quelle che dobbiamo fare adesso? Ok, allora prendiamo quelle già lievitate, cosa dici? Perché altrimenti non rende. Okay. Però magari tra 10 minuti, se vuoi, tra 5-10 minuti possiamo far vedere. Ok. Perché adesso cosa succede? Noi lo facciamo riposare, perché altrimenti facciamo fatica a stendere l'impasto, perché è troppo tenace. Ok. E soprattutto non riusciamo a tagliare e a fare una formatura. Ok, perché l'impasto veramente è duro. Sì, infatti, quindi diciamo che questi tempi da rispettare sono assolutamente necessari, però ovviamente per ragioni televisive noi dobbiamo mostrare semplicemente lo step successivo. Sta arrivando Ilenia. Eccola lei. Passo davanti alle telecamere. Pure la telecamera, che tanto fa lo stesso. Ma, ma cosa vuoi che sia? Eccoli qua, queste sono le pagnotte come spostiamo come un po' di roba, che così riusciamo a far vedere. Eccole qui, guarda come sono diventate anche molto lisce e morbide. Certo, sentire. C'è quello piccolino che mi sembrava brutto lasciarlo da solo. Adesso facciamo vedere velocemente come si fa a fare una pagnottina. Okay. Anche se l'impasto non è pronto, come va abbiamo bene, detto. Va bene, vai. Va bene. Aspetta, no, mettiamo di qua che... Anna, occhio. Perché in cucina ci vuole calma e pazienza. Però, vabbè, dai, questo è un po' anche uno studio televisivo, quindi... Vedi però la differenza? Un'altra cosa. Bisogna lavorarlo molto di più. Questo, tocca... E si vede anche il segno che già l'impasto sta andando bene. Allora, deve riposare 40 minuti, dopodiché prendiamo una bilancia. Okay. Vi faccio giusto vedere come si fa. Quindi vi prendete l'impasto, lo pesate, dovrebbero essere 70 grammi, lo mettete così e poi schiacciate con le mani. Se vi si appiccica,
ma vi assicuro che non dovrebbe appiccicarsi. Quindi ci mettete un po' di farina, un velo, giusto, ok, tirate in questo modo e fate, lo arrotolate in questo modo. Ma pensa! Wow! Fate così, lo appoggiate e coprite con un canovaccio normalissimo e continuate a fare così finché non avete finito tutto l'impasto. E questo diventa così? Sì, perché dopo lo schiacciamo, perché dopo lo lasciamo riposare 25 minuti. Dopodiché lo giriamo così, in questo modo. Sì, ok. E lo schiacciate in questo modo. Ah. Ottimo. E deve riposare ancora poi. E quindi lo rimettete così, praticamente, vabbè, questo è più piccolo perché non l'ho pesato. Però lo vedrete che 70 grammi. Sì. Subito quindi, in forno, ragazzi. Forno preriscaldato 190 gradi, sì. Per quanti statico, minuti? 25 statico. Minuti più o meno. Ok, per questa pezzatura. Yes. Ok. E mentre le nostre ciabattine sono in forno, noi andiamo a scoprire una delle eccellenze del nostro territorio. Questa volta lo facciamo subito e lo facciamo con la nostra Cin e Elisa di Lavanzo, che è venuta a trovarci e che ci ha portato questo vino spettacolare. Fior d'arancio, ma è lì il mio preferito, ormai si sa, mi sono dichiarata. E carissima Elisa, non a caso abbiamo comunque un vino bianco e un vino rosso, perché oggi parliamo di un'iniziativa che si chiama White Wine Experience. Ci spieghi che cos'è mentre io mi degusto fior d'arancio? Sì. Volentieri. Allora, Venetian White Wine Experience nasce dall'idea di un percorso che unisce diverse zone del Veneto caratterizzate da altrettante eccellenze, no? Questo percorso, nella fattispecie, unisce il territorio, per esempio, di Val d'Obbiadene, che è anzitutto patrimonio UNESCO e poi è famoso per l'autoctono d'eccellenza che è il Prosecco, per continuare ed arrivare quindi nei Colli Euganei, che hanno come vitigno autoctono il moscato fior d'arancio, per proseguire poi nella Venezia nativa, quindi nell'isola di Mazzorbo, dove troviamo l'uva d'Orona, e per finire arrivando sulle Dolomiti, nel vigneto più alto d'Europa, dove si produce una piccola produzione di incrocio Manzoni. Quindi quattro territori, quattro vini veneti bianchi, e quindi questo è un po' il significato della Venetian White Wine Experience. Ovviamente ogni tappa è caratterizzata anche dalla scoperta di questo territorio, per cui visitare tutti i luoghi di interesse, le attrazioni culturali, chiaramente quelle enogastronomiche. Ci vuole, perché ecco, in questo modo noi, al di là del lato piacevole, però non facciamo altro che abbinare le tradizioni e anche il vino alla cultura, perché questo è il segreto, poi anche per fare cose nuove e cose interessanti. E io so che qui c'entra uno dei miei scrittori preferiti, anzi forse il mio preferito, Ernest Hemingway. Lui l'aveva fatto questo percorso e neanche scritto, per cui è provato ed è documentato, e se l'ha fatto Hemingway... Se l'ha fatto lui, dobbiamo farlo anche noi. Sì. Quindi allora, per avere tutte le informazioni anche su tempi, modi, quando, come, cosa dobbiamo fare? Allora, questo è un percorso che esiste già ed è rivolto, è come dire un pacchetto turistico rivolto ad a quel turista anche un po' d'élite, perché chiaramente si tratta di un percorso fatto in un certo modo, quindi con tappe in luoghi importanti della ristorazione, ma quindi ci vuole innanzitutto del tempo e bisogna essere amanti delle cose molto belle e bisogna essere anche molto molto curiosi. Non si fa fatica, secondo me. No, secondo me, neanche secondo me. Vero? Sì. No, fantastico, davvero. Quindi c'è un sito internet o comunque dove possiamo prendere tutte le informazioni? Assolutamente sì. Basta appunto digitare anche Venetian White Wine Experience. Si è rimbalzati in più siti che ne parlano. Ecco, quindi Emaeli in questa, diciamo... È una tappa di questo tour. In questa esperienza è una tappa di questo tour.
sapore. Allora, carissima Elisa, io ti rinnovo il brindisi intanto. Sì, volentieri. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo perché te lo grazie, meriti. Grazie. E poi, insomma, seguiamo Hemingway. Seguiamo Hemingway. E ci rivediamo in cucina. Ed eccole qui le nostre ciabattine, guardate che meraviglia. Allora, ne apriamo una, giusto per far vedere. Se vuoi anche imbottirla con, no? Allora, con cosa, tipo, non so, porchetta trevigiana, ti va bene? No, io farei una mozzarella di bufala, pomodoro e anche crudo. Allora, anche delle zucchine. Io so che tu ne hai delle altre lì. Sì. Allora, io vado a prendere la bufala. Ah, giusto. Allora, questi paninetti adesso li abbiniamo con un vinello. Buongiorno Graziano, bentornato. Graziano Simonella, tutto benissimo con questo pane? Allora, poi è questo pane, però è un pane semplice semplice, e quindi noi partiamo dall'abbinamento con il pane, quindi okay, sulla tendenza dolce, su questa bella fragranza. Abbiamo passato alla fragranza delle nostre colline trevigiane, quindi è un prosecco Valdobbiadene superiore di OCG, e poi di volta in volta, quando andremo a variare la struttura, la composizione della nostra pietanza con le varie farciture, andremo anche a modificare quello che è l'abbinamento che proporremo. Tipo una porchetta trevigiana? Un raboso frizzante della zona di La mortadella? Falze, la mortadella, un lambrusco. Ok. Quindi magari un lambrusco di Sorbara, secco naturalmente, non amabile. All'Anna piaceva tantissimo la mozzarella di bufala con i pomodori. Ah, ecco, lì proviamo ad andare su un... potremmo trovare una falanghina spumante ad Ischia, che potrebbe essere abbinata. Non riesco a metterla in difficoltà. Zero. Guarda com'è bello, com'è spumoso, spumeggiante nel bicchiere questo prosecco, questo oro liquido nelle nostre colline trevigiane, che è arrivato a quasi 400 milioni di bottiglie vendute l'anno scorso nel mondo. Quindi una grande risorsa anche per il nostro territorio. Naso fruttatissimo. Una bocca leggiadra di mela golden matura e bello fresco. Buono. Perfetto per la tendenza dolce di questo pane e per la fragranza che questo esprime. E poi, come dicevo, di volta in volta, come allora, lo facciamo, lo abbiniamo. Mentre va la pubblicità, posso andare un attimo a fare la spesa, prendere un etto di mortadella? Ottima idea. Ok? Ottima idea. Dai, facciamo così. A dopo. Trovati nell'angolo di Due Chiacchiere in Cucina dedicato all'educazione alimentare. Oggi abbiamo con noi uno studioso, il dottor Antonio Dorigo, studioso laureato in chimica, in farmacia, in medicina, e chi meglio di lui ci può parlare oggi di alimentazione. Buongiorno Antonio. Buongiorno. Ben ritrovato. Oggi noi sentiamo spesso parlare di diabete, di glicemia alta, di obesità e anche infantile. Che cosa dobbiamo fare a tavola per cercare di prevenire queste malattie e, nel caso già ci fossero, di ridurle, di migliorare quindi? Allora, nei consigli nutrizionistici internazionali e nelle loro linee guida si dà grande importanza attualmente a due fattori. La riduzione delle calorie vuote, delle cosiddette calorie vuote, che sono contenute soprattutto in zuccheri, amidi, grassi di scadente qualità, e si deve dare invece grande importanza al contenuto del cibo che mangiamo in nutrienti qualitativi. E questi nutrienti qualitativi sono le vitamine, i minerali, gli aminoacidi essenziali, i grassi di alta qualità come gli omega 3, e tutto questo dobbiamo farlo cercando di favorire questi due aspetti, e questi due aspetti permetteranno di prevenire e controllare meglio il rapporto tra persona e le proprie cellule, e quindi raggiungere scopi fondamentali come
come il migliorare la crescita nei bambini e lo stato metabolico negli adulti, migliorando anche possibilmente anche le situazioni questi adulti in cui possano essere essersi trovati a vivere gli adulti. Allora, questo noi facciamo una cosa fondamentale in questo, perché col modello che abbiamo cercato di mettere a punto. Esatto, che il modello lo vediamo modello, comunque nel libro che lei ha scritto, Ciao, mangiamo insieme. Esatto. Ecco, quindi che propone appunto un modello che possa rispettare questo genere di consigli. Questo modello cerca di fare esattamente questo, ridurre le calorie vuote ed aumentare i nutrienti qualitativi attraverso un piatto che facilmente permette alle persone di ottenere questo rispettando le esigenze determinate a livello internazionale delle nostre cellule. E allora io la ringrazio, dottor Dorigo, per questi consigli, però ci rivedremo naturalmente qui nel nostro salottino nei prossimi giorni per parlare ancora di alimentazione. Grazie mille e noi ci rivediamo in cucina. Grazie. Eccoci con la nostra Alessandra Scollo, la nostra mamma papera, per questa seconda ricetta molto leccormiosa. Sì, una ricetta un po' più sostanziosa, ecco, ok? Un po' tipo intervallo tra una dieta e l'altra, ecco, giusto Anna? Va bene, dai. Sì, tra una ricetta detox dei giorni prima e questa, insomma. Facciamo le graffe e anche i bomboloni farciti di crema. Ah. Sì. Ci tocca, scrivete, va. Per le graffe e i bomboloni farciti ci occorrono 500 g di farina zero, 150 g di latte di soia, 100 g di acqua, 60 g di burro bavarese morbido, 40 g di zucchero semolato, 110 g di uova, 7 g di sale, 15 g di lievito madre secco, un cucchiaino di miele, una bacca di vaniglia e crema pasticcera. Alessandra, allora, so che in pochissimi minuti dovrai fare delle ricette che in realtà richiederebbero più tempo, però ti chiedo di fare questo sacrificio per noi. Mettiamo e per loro il turbo. A casa. Mettiamo il turbo. Dai. Ok. Allora, adesso la ricetta che stiamo facendo è una ricetta ricca di uova e di burro e quindi non possiamo inserire come l'altra ricetta tutto insieme, dobbiamo fare un po' a step. Un po' a step, okay. Inseriamo subito la farina. Bene. Io intanto mescolo i liquidi. Bravissima. Un cucchiaino di qua ce l'avevo qua sopra, sì. Scusa, un cucchiaino di miele. Di miele. E il lievito madre secco è qua. Vai che te lo apro io. Grazie. Quindi farina, lievito madre secco e il miele. Un cucchiaino di miele. Poi cosa abbiamo lì? Okay. Abbiamo lo zucchero. Zucchero, eccolo qua. Ti serve subito? No, lo zucchero lo inseriamo insieme con le uova, okay. un po' alla volta per evitare che l'impasto possa perdere l'incordatura. Okay. I liquidi? Mamma mia. Quindi acqua e naturalmente il nostro latte di soia. Sì. L'incordatura praticamente è la maglia glutinica che si forma lavorandola. Quando si lavora molto molto veloce. L'incordatura. La fai? Sì. Si va a creare questo filo, questa maglia appunto che viene creata appunto attraverso la lavorazione, sì. Giusto? Se inseriamo le uova troppo velocemente viene fuori una polpetta, ecco, e non riusciamo più a recuperarla. Diventa molto importante più le uova, quindi cosa dobbiamo fare? Perché qui li inseriamo un po' alla volta. Con il cucchiaio. Ti serve, sì. Il cucchiaio? Ok. No, ma io vado anche così, certo. Sì. Poi a casa voi fate come andate meglio, però io preferisco fare così. Dosarti in questo, sì. Modo, ok. Ascoltami Alessandra, non voglio distrarti però... Un po' di zucchero. Vai. Però volevo appunto conoscerti un po' meglio. Sì? Io prima ho parlato di una grande famiglia e questo perché tu hai quattro bambini, quattro figli, però possiamo dirlo che sei già nonna. Sei già nonna. Eh sì, pazzesco. Io non posso vergognarmi di una cosa bellissima. Nonna, cioè 38 anni nonna. Camilla. Sì. Camilla. Bellissima. Camilla Nancy. Sì. Come mai Nancy? Perché mia nonna, che si chiama Nuccia, è morta una settimana prima che nascesse Camilla. E Camilla è nata il giorno del compleanno di mia nonna.
E quindi ci sembrava giusto rendere onore a, sarebbe stata alla nonna. Diventata bisnonna, giusto? Trisnonna. Mamma mia. Quindi, cioè, tu sei quindi nonna e tua mamma... Sì? È bisnonna. È bisnonna. E quanti... ha 55 anni. Cioè, è pazzesca questa cosa. Pazzesca. E come Camilla ti trovi? È molto fortunata, perché ha due mamme, due nonne. È vero. Eh sì. È vero, è vero. E tu come ti trovi in questo ruolo di nonna, come quando fosse in realtà... mia figlia. Sì. Però, diciamo che le cose più brutte se le è presa mia figlia, tipo le notti insonne. Ma come tutte le mamme. Sì, solo brava. Che essendo molto giovane, giustamente... Sì, di solito i nonni si prendono le gioie, quindi i momenti di svago, i momenti di gioco, il vizio. Bravissimi, anche. Beh, diciamo che vabbè, nel mio caso vive con noi e quindi il vizio non mi conviene darglielo. No. Ecco. Anche perché sei quasi una mamma effettivamente, sì, più che nonna. Sì, sì. Infatti lei mi chiama mamma e quando tu gli dici dov'è la mamma, prima guarda la mamma. Mamma? Anche qui mamma. Mamma bis. Sì. Ecco. E poi dico, e dov'è la nonna? Cioè, quindi tutto. Lei sa. Carina. Camilla. Le cosa uova? Vuoi? No, le uova. Ascoltami, sale e burro. Ci spieghi quando va inserito all'interno dell'impasto? Allora, il sale lo inseriamo con l'ultima dose di zucchero. No, con l'ultima dose di uovo. Ci aspettiamo che lo zucchero e le uova vengano assorbite. Facciamo fare praticamente un po'... che l'impasto sia abbastanza omogeneo, dopodiché inseriamo il sale con un po' di liquido. Anche in questo caso ci siamo dimenticati, vabbè, non succede niente. Metto anche questo. Sì, vai. Ma verrà buono lo stesso. Sì, no, viene buono lo stesso. Il problema è che il liquido serve affinché il sale venga veramente amalgamato tutto. Se l'impasto è troppo duro, fa fatica. Capisci perché tante volte appunto gli impasti non escono perfettamente? Perché magari noi nella fretta o comunque nel saltare determinati passaggi o procedimenti magari omettiamo queste piccole accortezze. Eh sì. Comunque questa è una ricetta molto particolare, sicuramente diversa dalle nostre solite ricette, perché insomma qua si parla di forneria, si parla di prodotti. Di pazienza. E di pazienza. Pazienza. E di lentezza. Tanta pazienza. Di lentezza. Ci vuole anche quella nella vita. Grazie. La maggior parte delle persone pensa che fare un impasto sia, oddio, ci vuole troppo tempo, ma cioè il tempo, l'impasto lievita da solo. È vero, è vero. Poi fa tutto lui alla fine. Guardate che bello che è diventato. Adesso ci vuole. Sta prendendo forma. Adesso deve. Grazie. Sta prendendo consistenza. Anche se ci stanno minacciando che dobbiamo muoverci. Lo so. Io comunque la prossima volta. Sai cosa facciamo? Pasta in bianco. Così, da. Due minuti via. E allora la nostra Alessandra ha già portato l'impasto lievitato, quindi. E per magia. Dai, aspetta, è un'opera d'arte questo, è incredibile. Incredibile. Quanto ha lievitato lo ricordiamo? Questo qua lievita, io l'ho fatto ieri sera. Fai conto, dobbiamo sempre avere che triplichi. Dobbiamo avere la possibilità che sia arrivato al triplo rispetto a come era quindi, all'inizio. Quindi nella sua bacina coperto con della pellicola? Sempre. E lo possiamo magari mettere in forno con la lucetta accesa oppure in sì, forno sì, e basta? Sì, si può mettere anche in forno con la luce accesa, dipende dai tempi che abbiamo noi. Lo lasciamo lievitare anche 12 ore. Ascolta, seguo io questo e fai già certo, vedere come... Yes. Posso avere un mattarello? Assolutamente. Il mattarello. E anche mamma papera deve avere il mattarello. Il copapasta lì? Sì, quello ce l'abbiamo. E anche un tarocco. Lì. Ok. Ok, a posto, scusa. Ah, vabbè. Ok, questo si chiama un tarocco. Questo lo puoi toccare veramente, Te ne accorgi subito che è un impasto bellissimo. Guarda com'è. Oh mio Dio. Oh, che morbido. Mamma, quasi questo sarebbe ideale anche per eventualmente fare delle frittelle con questo di pasta o solo comunque la pastosità del graffin o della graffa appunto. Ma si può fare tutto, anche prendere a pezzettini così e buttarlo dentro. È sofficissimo e senti tutte quasi le bollicine quando premi. Va bene, dai. Allora. È incordato allora, quando è un impasto abbastanza, dimmi. È incordato quando la parete diventa bella pulita. Ok. Sta imparando. Bravissima. Brava. Diventerò una bravissima pasticcera, una bravissima sommelier e ti andrò praticamente a sorpassare qui bravissima.
insomma. Vedi come fa l'impasto, perché c'è tutto, ci sono i gas di lievitazione. E allora questo lavoro lo dobbiamo fare molto delicatamente, per evitare che questi gas vadano fuori e dopo ci mette molto più tempo per recuperare. Okay. Quindi noi adesso lo piano piano lo... ecco. Si è un po' appiccicato, ma va bene. Adesso noi dobbiamo semplicemente far vedere adesso, magari intanto, visto che tra pochissimo dovrò dare la pubblicità, intanto facciamo vedere una forma e poi vediamo di metterla a friggere. Perché così noi intanto... abbiamo un ospite che è super efficiente. Brava Alessandra, bravissima. Ha fatto anche varie forme. Varie vedi? Forme, ma le graffe sarebbero, cioè tutte le forme. Allora, proprio... queste sono le graffe. Le graffe sono così, sì. Ok. Queste sono i graffe, piccoli bomboloni, questi qua sono dei cannoli. Ti frego un pezzettino per provare l'olio. Mamma. Quando torna su immediatamente l'olio vuol dire... non deve essere troppo caldo, cioè se avete un termometro 160-170 gradi. Se non abbiamo il termometro? La prova che hai fatto tu va benissimo. Quando tocca e torna su immediatamente, sì, vuol dire che pronto. Ci siamo. Posso già cominciare a friggere qualcosa? Sì. Ok. Ok. Allora, se non avete il coppapasta potete utilizzare anche Eccolo un bicchiere. Qua, la nostra graffa. Okay. Anche il bicchiere, vero? Anche un bicchiere. Eventualmente sì. Allora, noi intanto friggiamo le graffe e i bomboloni. Che perché dopo dobbiamo farcire? Perché poi li dobbiamo farcire, ma per farcirli devono essere, non devono essere ovviamente roventi. Quindi un minuto di pubblicità, poi torniamo qui. Ci sarà. Se ci sarà. Se ci sarà, ecco. E dopo tanto lavoro il risultato è proprio questo. Abbiamo fatto i nostri bomboloni, le nostre bombe, no? Le bombe delle 6 non fanno male, diceva Venditti notte prima degli esami. Facciamo e noi gli crediamo. E abbiamo fatto le graffe e questi sono anche i cannoli. Cioè, ma siete una roba, ma guarda queste, doppio gusto di cannoli. Doppio gusto. Oh, Anna! Cosa c'è? Cosa c'è? È caduto un po' di cioccolata qui. Oh mio Dio! Vabbè. Cosa facciamo? Cosa facciamo, Alessandra? Andiamo a assaggiarne un po', io e te la lasciamo qua. Brava. Andiamo. A dove andiamo? Ah. Finisci tu? Certo! No, io no. Aspetto Graziano con questo bel vassoio. Vai, vai. Cosa ci stai mettendo? È un po' di crema di cioccolata, ma proprio poco, anzi è una crema pasticcera al cioccolato fondente e una crema pasticcera al limone. Che mi mette un po' in crisi sull'abbinamento, che io avevo studiato con questo moscato d'asti frizzante, l'avevo studiato soprattutto per il bombolone, diciamo, e la greffa, però senza farcitura, perché lì dovremmo dover lavorare su altre strutture, su altre... E allora... Facciamo una cosa, e se io ti proponessi una graffa, una ciambella? Sicuramente andremo bene con l'abbinamento, è un moscato d'asti frizzante, come dicevo prima, quindi dove la spinta della carbonica è un po' contenuta, quindi meno anche aggressivo in bocca, sicuramente di grande morbidezza, con la pasta lievitata fritta come questa, l'abbinamento è sicuramente più centrato. Potremmo rimanere nel territorio? Con un abbinamento sempre con qualcosa di leggermente frizzante o sfumante, un bracchetto ad esempio, qualora tu invece che una crema pasticcera volessi farcire con una marmellata di mirtilli ad esempio, potremmo andare su un, su un bracchetto. Come senti, qui in bocca la struttura è agile, snella, va bene per la pasta lievitata fritta. Diventa un po' troppo contenuta quando mi ci metti la crema pasticcera. Quindi dici che non posso assaggiare adesso il bombolone con la crema pasticcera? Io vado a prendere un reciotto di soave allora. Allora, io intanto lo assaggio. Tu cosa assaggi? Beh, io assaggio la graffa perché voglio provare l'abbinamento con questo. Vabbè. Quindi, cin cin. Noi abbiamo un po' di impegni adesso, ci vediamo dopo. E alla prossima. Alla prossima. Arrivederci.
Bene, eccole qui le nostre due ricette di oggi, davvero golose, però insomma è stata una grande lezione di pasticceria e di panificazione questa, davvero una grandissima lezione con la nostra Alessandra, con la nostra mamma papera. Allora, mamma Oca adesso vi spiegherà bene come fare queste due ricette. E, praticamente per quanto riguarda il pane abbiamo unito, giusto Alessandra, tutti gli ingredienti, sia le polvere che i liquidi. Li abbiamo lavorati appunto nella planetaria partendo prima con il gancio a foglia e poi successivamente continuando per circa 15 minuti con il gancio proprio, quello a uncino. Successivamente l'abbiamo fatto lievitare per circa una quarantina di minuti. E una volta fatte le pezzature e arrotolato, appunto, ho dato la forma, cosa? Lievitato per un altri 25 minuti. E dopo che si schiacciano e si mettono sulla placca del forno. Sì. Dopodiché, appunto, fate lievitare ancora e poi messi in forno. 190 gradi per circa 25 minuti, sempre forno preriscaldato e statico. Per quanto riguarda invece la ricetta dei bomboloni o delle nostre graffe, questa ha un po' più di lavoro. Naturalmente abbiamo mescolato i due liquidi, quindi latte e acqua, e li abbiamo poi uniti alla farina, al lievito, allo zucchero, che però va unito a mano e alternandolo poco a poco appunto insieme alle uova. Per ultima cosa il sale e poi appunto per ultimo il burro, una volta che tutto l'impasto è ben incordato. Anche qui le lievitazioni sono naturalmente un po' più lunghe rispetto ad altri tipi di preparazioni, cosa circa una quarantina di minuti, no, la prima. No, assolutamente, no. Deve triplicare. Triplicare, bravissima, però dopo una volta fatte le pezzature appunto anche lì deve avere un minimo di lievitazione. Una mezz'oretta. Una mezz'oretta, ecco, avevo saltato la triplicazione dei pani. Ecco. E naturalmente fatta la formatura poi si va a friggere in olio ben caldo, naturalmente non che bruci perché altrimenti ci va a rovinare la preparazione, poi farcite una volta leggermente raffreddati e passate in uno zucchero. Comunque se vi siete persi qualche passaggio vi ricordiamo che tutta la puntata è su www.settegoldtelepadova.tv. Quindi potete tranquillamente riguardarvi la puntata. Vi ricordiamo che lì c'è anche la ricetta. Poi siamo su Facebook, su Twitter, su Instagram. Quindi davvero non perdete occasione. Anche lei. E poi diamo l'indirizzo del blog Mamma Papera, vero Alessandra? Sì, mammapapera.it. Ecco, quante visualizzazioni ha al mese il tuo blog? Un po', dai, 130.000 come media. Cioè, noi abbiamo avuto mamma papera oggi qui, vero? E allora, grazie Alessandra Scollo, bravissima, però ritornerai, vero? Certo, dobbiamo fare gli arancini, bravissima! Allora, vabbè, dai! Così, una cosa dietetica, sempre una cosa leggera. Però l'insalata prima. E allora, grazie per averci seguito e come sempre, buon appetito. Ciao! Ciao! Grazie Alessandra, bravissima. Io sto puntando questo.